L'ennesimo capitolo della serie, un derby di notevole importanza. Il Monopoli arriva da un momento delicato e di difficoltà al quale serve un cambio di rotta per non compromettere il campionato. L'occasione giusta può essere proprio questa sfida contro la Virtus Francavilla, il 19° confronto tra campionato, Coppa Italia e playoff di Serie C tra le due squadre. Dopo aver sollevato Pelliccioni dall'incarico di direttore sportivo, il Monopoli deve dare delle risposte. La Virtus momentaneamente al 10° posto in classifica con 11 punti, 7 in più del Monopoli, con la squadra di Villa chiamata a riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Sorrento per 5-1. Il match inizia subito con un'occasione del Monopoli che va avanti con D'Agostino, che passa la palla a Santaniello, sfera per Starita, conclusione debole, facilmente parata da Forte, e questa è la prima occasione del match al minuto 4 tra i piedi di Ernesto Starita. Monopoli che non si accontenta e al minuto 14 torna dalle parti di Forte, palla dentro di D'Agostino per Santaniello, che trova il suo primo gol in Serie C dopo 377 giorni. Il classe 90 torna a segnare in campionato e lo fa in questo modo, sponda perfetta di D'Agostino, acrobazia altrettanto perfetta di Emanuele Santaniello, e 1-0 Monopoli. Risponde così la Virtus Francavilla con un'occasione tra i piedi di Macca, che conclude di prima di destro, palla esce alla destra di Perina, di poco a fil di palo, minuto 25, altra occasione, questa volta tra i piedi di D'Agostino, che trova prima il muro della difesa della Virtus Francavilla, poi Borello trova una gran parata di Forte, vicino al 2-0 la squadra di Tomei, che riesce a chiudere il primo tempo in vantaggio, rischiando però su questo colpo di testa da parte di Artistico, battuto ormai Perina, grande stacco del numero 9. Ha mancato l'appuntamento col quarto centro stagionale, poi errore di De Marino nel secondo tempo che spiana la strada per la doppietta di Emanuele Santaniello, sinistro letale alla destra di Perina, fa 2-0 il numero 9 del Monopoli, ne porta avanti di 2 gol la squadra di Tomei con questo sinistro violento che batte Forte. Ma il Monopoli continua a insistere, altro contropiede, sempre sui piedi del 9, imbucata dentro per Viteritti, che conclude così la prima conclusione, se la fa parare la seconda, la calcia fuori, 3-0 sfumato per il Monopoli, che poco dopo però trova il tiro dagli 11 metri dopo questo fallo di Gavazzi su D'Agostino, calcio di rigore a favore del Monopoli, poco dopo realizzato da Starita in questo modo, 6° centro stagionale per il numero 7 del Monopoli. Il 73° pone fine al match freddissimo davanti a Forte, non batte senza problemi e segna il 4° centro consecutivo nelle ultime 3 uscite. Questa è la conclusione tentata dalla Virtus al minuto 81 da Polidori, finisce 3-0 per il Monopoli, la prima vittoria stagionale arriva al Veneziani nel derby contro la Virtus Francavilla, decide una doppietta di Santaniello e un rigore realizzato da Starita.